il futuro della Maugeri, cosa attende i lavoratori di questo colosso della sanità pavese finito in una bufera giudiziaria? E che cosa i lavoratori che non lo sanno devono sapere quando andranno a decidere delle loro sorti? Perché andare a esprimere la propria opinione su questo accordo sindacale che, come ben stato detto dal rappresentante dell'USB, non dà alcuna garanzia ai lavoratori, ovviamente è una scelta che il lavoratore fa e deve fare in maniera consapevole, cioè conoscendo non solo l'oggi ma avendo una visione globale di quello che è il futuro di Maugeri. Nel momento in cui si intraprende la speculazione, si dà l'avvio, e questo accordo dà l'avvio perché per rendere appetibile l'azienda all'acquirente, che si parla di grossi gruppi di potere, di interessi fortissimi in gioco, cosa si fa nell'esperienza italiana? Si abbatte il costo del lavoro, si fa cassa, si alza l'indice di redditività dell'azienda in modo tale che l'azienda la si compra da parte dell'acquirente facendo un affare e pagando il minimo possibile. Ma andare a spulciare va benissimo i bilanci quando noi dobbiamo dare una visione futura. Quindi cosa vuol dire? Qual è il ruolo della politica in questa fase sulla Maugeri, ma più sul sistema sanitario? Mi premeva anche, se mi consente, rispondere al collega Altitonante che sì. Studiare i bilanci non è che viene fatto per sport, per capire una situazione di una fondazione. Però la politica deve spiegare, è necessario innanzitutto vedere ma lo io non storico mi permetto... che quando si firmano accordi di questo genere con zero garanzie e fra un anno, quando la proprietà non sarà più quella, cominceranno i cosiddetti numeri, gli esuberati, perché chiaramente quando si passa da fondazione Onlus a società a scopo di lucro che fa profitto, allora si guarda prima il profitto e il lavoratore diventa un numero, e non mi stupirei se fra un anno qualcuna di queste sedi fosse chiusa con all'interno il pacchetto di lavoratori che ci si trova. Per cui noi cosa diciamo? Sicuramente lo scenario cambia se si vota no a questo accordo e se si impedisce la manovra speculativa, ma per impedire la manovra speculativa c'è bisogno di un intervento forte della politica. Sarebbe stato necessario esempio, però che il governo statale, il Ministero della Salute, che è stato interrogato attraverso due interrogazioni in Senato da parte del Movimento 5 Stelle, il governatore Maroni e l'assessore Mantovani, che è stato interrogato ben tre volte in aula dalla sottoscritta, la politica è stata a guardare, anche perché c'è stato un atto contraddittorio, caro Altitonante. Il Presidente della Commissione Sanità, sì, non meno di qualche mese fa, ha mandato alla Fondazione una diffida, certo, nella quale c'era scritto nero su bianco fammi vedere il business plan, e la diffida ha anche detto sospendi immediatamente le trattative perché non ci sono garanzie per i lavoratori. Ecco, un questa attimo, diffida posso, non no, è però stata qui data. Sta venendo fuori un minestrone. Altitonante, allora, adesso le do no, ma sarebbe semplice qui venire qui prendersi gli applausi dei 2000 lavoratori. No, non è per gli applausi. Dire una marea di cose bellissime che irrealizzabili zero, quando nella realtà il ruolo della politica, perché il ruolo della politica in questo caso sarebbe stato anche, tu non dai il business plan, ci stai negando alcuni documenti che poi aveva dato tutto la Fondazione Maugeri. No, non l'ha dato, il business plan ha scritto che era un documento superato 2013-2017. Okay. Ecco, c'è un work in progress, insomma ha risposto, c'è un work in progress. Va bene, allora, la Fondazione Maugeri, quando è arrivata in Commissione Sanità dicendo che alcuni dati non li dava, che erano un work in progress, ha detto allora finché non ci sono i dati fermatevi fermate sull'aspetto che riguardava le decisioni con i lavoratori. Poi c'è stato un tavolo, c'è il referendum, no, c'è no, una no, propria no, ferma. No, la diffida è stata mandata il 25 novembre, i tavoli erano già aperti dal primo ottobre. Ho capito, ma se i sindacati, la Fondazione non ha mai fornito i dati alla Regione, questa è la cosa vergognosa, allora, il se... governo di Regione Lombardia non ha autorevolezza, perché si è fatto prendere a pesci in faccia dalla Fondazione, che non ha dato alcun riscontro. Allora, al Presidente Rizzi gli ha detto il business plan non te lo do, perché è un documento superato, il piano industriale non ce l'ho perché lo sto facendo, il sottosegretario al ministro sanità è arrivato il 12 gennaio a Pavia e ha detto ai sindacati guardandoli in faccia ma voi non firmerete mica un accordo in assenza di piano industriale, ma loro possono fare allora i sindacati e i lavoratori parliamo di silenzio complice della politica, e questo è bene che si sappia, la politica, quello che dice la collega Nanni 5 Stelle, bravo.
candidati loro, prendono i voti dicendo vaffanculo. Sono i 5 Stelle. Allora, questi sono i 5 Stelle, ma è giusto, io vi rispetto, adesso avete il 20%. Io sono l'opposizione, in Lombardia avete il 10%. E io non posso decidere. Ma è anche questa l'Italia.